nuovo video col nostro nuovo sfondo. Ragazzi, mi avete scritto in tantissimi, grazie. Sì, è da migliorare sicuramente, però è una base di partenza. Come ho detto a qualcuno, sì, ci avremmo potuto mettere un quadro, ma poi sarebbe stato sempre quello per un sacco di tempo, perché una volta che compri un quadro non è che poi lo cambi una volta al mese. Invece questa cosa mi dà la possibilità poi di sbizzarrirmi. Ora ci sono un po' di foto di cagnolini mie e di Luca. Tra l'altro questa foto mia e di Luca è tipo una delle prime foto che ci siamo fatti, quindi più di 10 anni fa. Comunque, parentesi sfondo, la chiudiamo qua. Mo fate voi piacere, che tanto è meglio d'orologio. Allora, sperando che questo non mi caspi in testa. Ma vabbè. Allora, siamo tornati con una box di Too Good To Go. Ma iscrivetevi al canale se guardate questo video perché vi piacciono le box di Too Good To Go, perché qua facciamo anche tante altre cose, tanti altri unboxing, assaggiamo prodotti, facciamo un sacco di cose. Quindi, già che state qua, schiacciate iscriviti, che tanto vi costa niente. Tanto io almeno una settimana di box ve la porto sempre, eh. E oggi chicca super speciale. Allora, questa box la punto da un sacco di tempo perché effettivamente proprio l'insegna mi faceva gola, però non c'ero mai capitata perché c'è un orario un po' sfigato, tipo 5 e mezza, 6, e mi risulta un po' difficile per dove è ubicato perché è in via della Pallotta. Però oggi Luca non lavorava e quindi ho approfittato. La box è della pasticceria Tripaldi, che non ha aperto da tantissimo tempo e mi fa gola perché è tutto rosa. Cioè, avevo visto anche le immagini e era tutto rosa e quindi ho sempre pensato che sarei dovuta andarla a prendere prima o poi. Comunque, è una box da 4,99 euro, quindi il valore dovrebbe essere 15 euro. Vedremo. E il ritiro, come vi ho detto, è dalle 17:30 alle 18:00. E in questa pasticceria fanno delle cose fighissime. Cioè, li ho visti anche su Facebook. Super pasticceria, ragazzi. Cioè, proprio quelle cose fighe. Cioè, oltre che mo, buone, non lo so perché non le ho assaggiate, però che proprio quando le guardi sono belle. E infatti adesso sono entrata e vetrina spettacolare. Quindi se capitate in zona anche senza Too Good To Go, andate a mangiare anche solo un mignon da 1 euro, perché mignon l'ho guardato, costavano 1 euro, ma c'hanno le mini sacher, le mini cheesecake, tutto mini. Regà, cioè, vabbè, me sarei mangiata tutto quello che c'era. E quindi vediamo cosa c'è in questa box. Questa box è composta da un mini vassoietto, che ve lo devo dire, già lo so che c'è dentro, non nel dettaglio, ma lo stava incartando mentre ho ritirato la box. E tra l'altro stavo incartando questo. Ho sbirciato e ho pensato, cavolo, non ci arriva a 15 euro, non voglio dire cose brutte, lo sapete, poi a me mi dispiace. Vabbè, se è solo questo, belli, bellissimi, però vabbè, lo dirò. E invece, quando vado a prendere la box, mi dice, guarda, aspetta che ti do anche questo. E niente, se sono rifatti così, perché penso che allora ci siamo, allora ci siamo. Allora, io direi di aprire prima questo piccolino, perché già so cosa c'è dentro. Meraviglioso. Certo, una box della pasticceria a sto periodo forse era meglio di no, però per la causa, per la causa. Vi faccio vedere che meraviglia. Se sono un po' schiaccettati, se li ho portati in motorino. No, vi rendete conto. Ta-da! Cioè, sono 2, 4, 6, 7 mignon, quindi da 1 euro 7 euro. Conto semplice. E c'è frutti di bosco con frolla al cacao e un altro che è fichi, pesche e fragola. E io direi che massaggio pesche, fichi e fragole. Eh sì, ci sta. Ma se qui c'è questo, lì cosa c'è? Oh mio Dio. Diventerò tutta ciccia e brufoli. Vabbè. Mamma mia. Mm.
Non vi rendete conto? No. È buonissimo. Cioè la frolla è sabbiosa, è friabile, come si dice? È buona. La crema, non ve lo dico neanche, cioè la crema è una delle creme più buone che abbia mai mangiato. È troppo buono. La frutta è fresca. Mamma mia. Che meraviglia, mi devono levare, se no mi mangio tutti, via, Satana. Ok, tadam, il pacco gigante. Come vanificare la dieta che non ho fatto fino ad ora. Per i deboli di cuore, stoppate il video e skippatelo perché non so se potete reggere a questa cosa. Ta-da! Ragazzi, sono Duma Ritozzi così, con una panna lucidissima, cioè, di una bellezza disarmata. Sono belli! Cioè, non saranno pure buoni, ma sono belli! Sono due maritozzi giganteschi, cioè. La mia mano, questo è maritozzo. Poi c'è cannolo con la granella di zucchero sopra e la panna. È arrivato il chihuahua, ovviamente. Tre bignè con questa consistenza un po' strana, non so, non sono lisci, sono tipo rugosi, sempre con la panna, tre di questi e un cornetto gigante con la panna. Io non lo so quanto costano queste cose, ma non penso poco. Quindi il valore di 15 euro è abbondantemente superato. Diciamo 2, diciamo anche 2,50 al maritozzo con la panna. Quindi so 5, 7, 12, metti 1 euro il cornetto, 13. Li vuoi spendere 1 euro per questo? Ma almeno saranno almeno 20 euro di roba, io non lo so. Cioè, è meraviglioso. E io assaggio questo che ce ne stanno tre. Panna freschissima. Vabbè, so di stamattina sicuramente. Allora, a parte che la panna. No, la panna è da morire quanto è buona. No, non vi rendete conto. La panna è meravigliosa. Ma non ve lo so spiegare, l'impasto del bignè non è un bignè. Non ve lo so spiegare. È buonissimo. No, vabbè. Adesso mangio tutto. Sicuro. Sei del pomeriggio, fate voi. Cioè, sopra è tipo biscottoso e sotto è morbido. E poi c'è sta panna buonissima che non è né troppo dolce e né poco dolce. Cioè, è perfetto. È perfetto. Quindi non oso immaginare il maritozzo com'è. E quindi, da questo nuovo super video golosissimo, direi, di Too Good To Go è tutto. Ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!